Amici del vecchio nerd, ma soprattutto amiche del vecchio nerd, buonasera e bentornati alla consueta puntata del mercoledì di Nerdstorm. Oggi argomento importante che so che piace a tutti perché ce l'avete chiesto tante, tante, tante volte. Nelle altre puntate, neanche nella scorsa stagione, non ne abbiamo parlato, per conservarcelo. Proprio per questo periodo, che è il periodo in cui sembra che a fine pandemia si stia liberando un po' lo sport e quindi ci invoglia a parlare di questo tipo di anime chiamato Spokon, che è iniziato alla metà degli anni 60 proprio in Giappone. Ma prima di parlarne, prima di raccontarvi, vi presento i compagni di avventura anche di questa sera. Emanuele Ercolani, buonasera Ema. Buonasera a tutti. E Alessio Tex Tommasetti, buonasera Ale. Buonasera, ciao a tutti quanti. Direttamente, Alessio, direttamente dalla saga di Vikings è arrivato. Sì, adesso sta tutto a Vikings, Quanto sei sai. vichingo, Che sfumatura alta che mi quante saluto. ne Mamma mia. sai, quante ne sai, dottor Ma quante Tommasetti, ne quante ne so. sai? Ma lo sai che ho dovuto prenotare 3 giorni prima dal barbiere io? Cioè, incredibile, non c'è un posto neanche a pagarlo il doppio, Perché ci cioè, sono le c'hanno... prenotazioni di Ma 8 proprio mesi cose fa. proprio assurde, vabbè, Ma cose speriamo di di... pazzi, cose di Cose di pazzi. pazzi, proprio cose di pazzi. Allora, cominciamo a salutare un po' di gente che è venuta. Pasquale Mazzotta, Ottavio Galiso, Ciao. Andrea L, Antonio Celiberto che ci segue dall'Honduras. Che bellezza la rete, ragazzi, che meraviglia Fantastico. la rete. Che meraviglia la rete. Salvatore Alù, ciao Salvatore, buonasera. Lorenzo Toselli, Materazzi ex Interista contro Mark Lenders che è peggio di Zidane. Sì, vabbè, è bellissima. Io Materazzi, non, anche se sono tifoso di un'altra squadra, Materazzi mi piace lo stesso perché... C'è un ricordo legato al mondiale di Materazzi, quindi va bene così, insomma, anche se Ma non di era cazzo l'aver vincere il mondiale. è il giocatore più corretto del mondo, ma va No, bene. perché? Angelo Spreafico e Giuseppe Bosso. Intanto arrivano gli altri, buonasera ragazzi. Allora, giovani, qui siamo proprio in una nella storia dell'animazione giapponese, però perché prima di passare a parlare col pubblico che ci dirà quali sono i loro preferiti, ma in Giappone c'è un intero filone dedicato Rimane. allo sport, no? Che non è una cosa così consueta, in nessun'altra parte del mondo c'è un genere dedicato proprio agli anime e ai manga sportivi. Allora faccio una domanda a voi due. Quali sono i primi che avete conosciuto e che avete incontrato? Poi vi racconto anche il mio. Allora, premetto che io non sono un Ah, fan del. mi stanno chiedendo dove sta Giorgio. Ragazzi, Giorgio, per questioni lavorative in contemporanea, questa sera non ci sarà. Forse ci raggiunge a metà, ma non ce l'ho E in promesso. Vai, compenso, Emma. visto che Giorgio non arriva in orario, io me ne andrò prima stasera perché c'ho da Quindi fare. siamo alla grande. Vai, 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 No, Emma. dicevo, in realtà devo premettere che non sono un grande amante del calcio, quindi in realtà su di me i manga sportivi non hanno mai avuto nessun tipo di fascino, zero. Quindi ti posso dire quelli che ho conosciuto, nel senso che quelli che erano più famosi ai miei tempi erano. Che ne so, Shin Go Tamai, quindi erano, come si chiama la Arrivano i serie? Super Boys, si chiamano. Arrivano i Super Boys. Il Titolo titolo originale. giapponese è Gli Undici Rosso Sangue. Mamma mia, anzi no, rettifico, rettifico. C'era un cartone animato sportivo che mi piaceva un botto, chiaramente non era di calcio, perché a me il calcio non mi piace, ed era Tommy la stella dei Giant, regà, Ah, era bello, veramente super bello. drammatico. Bello, bello. Eccolo, pensa, non ci Tra l'altro, pensi. storicamente, dopo Mach 5 è praticamente il primo anime Spokon, è Tommy la stella dei Giant. Mi sembra di Tommy la stella sì. dei Giant era di una cattiveria, cioè il padre penso una delle persone più cattive sull'universo, cioè gli faceva mettere l'armatura di acciaio con le molle per tirare un colpo seduto che poi si scopre più avanti gli stava distruggendo il braccio di lui da lanciatore diventa abbattitore perché provano a replicare la sua tecnica ad una macchina e la macchina con la torsione che lui dà per fare quel colpo si sbriciola a un certo punto e quindi lui Sì, perde, rischia di. praticamente,
questa cosa poi è stata ripresa da Akira Toriyama, che la fa fare a Goku quando entra nella stanza del tempo con quel macchinario di ferro che serve per potenziarsi. Non so se ve lo ricordate. Sì, però ecco, mi ricordo nettamente che Tommy, la sera dei Giants, era veramente crudo, crudo, crudo. Cioè, di una cattiveria rara proprio. Cioè, che da ragazzino dici, ma io non farò sport manco se mi danno i soldi se devo fare queste cose. Ma proprio, perdonatemi il francese, ma chi te se incula, scusa. Io devo rischiare di morire per giocare a baseball. Ma adesso sei matto, sei. E invece Tex? Allora, io come primo del genere ho visto i Super Boys. Devo dire che ovviamente, se non sbaglio, colonna sonora italiana, che era Oliver Onions, chi Sì, gli erano? Oliver Onions, che tra l'altro Oliver davano una pista 10-0 a quella originale. Onions. Esatto. Sì, E questo poi ha dopo fatto. ne sentiremo un pezzettino perché c'è una bella cosa su. Quel periodo è stato il periodo d'oro delle sigle dei cartoni animati. Perché, secondo me, questi sono i miei due cent. Perché tantissime band di gente che magari erano musicisti veri, quindi non quelli che scrivevano della casa del network video, ma erano musicisti veri che magari per fare soldi veloci e facili se facevano ste cazzate. Però se tu sei forte a suonare, sei forte sempre, quindi non ti usciva una merda, ti usciva roba della Madonna. Cioè, c'ha dei giri del Certo. basso, non so se vi ricordate Fanta, ma c'ha dei giri del basso, la canzone che fa paura. Fa paura, sì. E non Uno solo. dei Non... professionisti della scena musicale italiana importante, cioè Oppure alcuni venivano dalla Procol. Devilman c'ha delle sonorità che sono pazzesche, per dire. Cioè. Assolutamente, assolutamente. No, allora, Angelo, Rocky Joe è il manga del 71, ma l'anime è del 1980. È un po' diverso. Arriva qualche anno dopo. Quindi Shingo Tamai pure tu, Shingo Tamai pure io, ragazzi, perché da appassionato di calcio, facevo scuola calcio, sognare guardando Shingo Tamai era veramente una cosa straordinaria. A Però la proposito, riflessione. scusami, a proposito di Spokon, Sì. vi siete mai letti l'analisi fisica che hanno fatto delle partite di Ollie e Benji? Non lo puoi leggere, che tanto voglio dire, erano tutte improponibili. Io ogni volta che la leggo mi rotolo per terra, praticamente questo dice, il campo hanno calcolato in base alla curva che fa, che dovrebbe essere non Sì. so quante decine di chilometri. Dice, le porte, praticamente hanno calcolato in base all'altezza delle porte, cioè hanno uno specchio, che ne so, 40 metri di specchio. In base alla curvatura del pallone quando viaggia, quindi vanno tipo a Mach 2, Mach 3, e poi l'ultima è bellissima, dice, ma se uno si infortuna in mezzo al campo, che fa? Spara un razzo di segnalazione, l'arbitro gira con la Non lo vespetta, vedono. l'arbitro gira con la vespetta per vedere gli infortuni o i falli, cioè sta in giro col motorino, oppure passa l'autobus e aspetta. Poi un'altra bellissima, ma se il portiere si distrae e segna il fischio di fine, che fanno? Lo lasciano là fino alla partita dopo. Cioè, no, recuperatela perché vi sentite male a leggerla. Però ti posso dire, però, andando avanti su questo filone, che rispetto a Tommy la sera dei Giants, io rimasi veramente colpito da sempre baseball, però, come si chiama? Patto la ragazza del baseball. Perché? Vabbè, ma quello è Perché bellissimo. c'era un character design che mi intrigava tantissimo. Tra l'altro, non so se vi ricordate, sto cercando di cercarmelo anch'io mentre parlo con voi, c'era un personaggio assurdo che chiamavano il lupo o qualcosa del genere. Quello con tutta la faccia coperta dai capelli, era un lanciatore. E quello era veramente figo perché poi era a metà fra veramente la squadra di baseball, ma con lui era un Yakuza, mi ricordo, cioè veniva dalla famiglia di Yakuza. Quindi c'era questo risvolto familiare incredibile, drammatico. Ti deve piacere ovviamente quello stile, però secondo me era molto molto bello quello. Vi faccio vedere una cosa, ragazzi. Allora, Beh, vai. Pat, la ragazza del baseball, aveva un character design di tutto rispetto, ragazzi. A me piaceva tantissimo. Guarda che Sì, roba. che praticamente quando facevano un contrasto, se gli dava una coltellata gli faceva meno male. Cioè, lui si pigliava una calci in pancia, testate. Sì, Allora, Cioè, che Shingo cosa Tamai voglio ha rischiato di fratturarsi le rotule a ogni partita. La Cioè, però.
La caratteristica di questo anime, o meglio della sigla che citavo prima Tex, è che non c'entra niente con l'originale, ma non c'entra niente neanche con l'anime, perché questa sigla non fu realizzata per l'anime Arrivano i Super Boys, ma era la sigla di apertura, scusatemi, degli europei 1980 che si giocarono in Italia. Non avevano la sigla preparata per questa serie e gli appiopparono questa sigla a questa serie, esattamente come hanno fatto con i Ganymede per Gagging, stessa procedura, e come hanno fatto per Planet O per Lupin, quindi stessa modalità, stessa situazione. Questa era la sigla, un po' come Notti Magiche del 90, no? Come se avessero preso Notti Magiche e l'avessero fatta diventare la canzone di un prodotto di animazione. E poi un'altra cosa volevo che negli anni 80 in Italia hanno fatto molto di peggio, quindi in realtà sarebbe stata anche una cosa abbastanza light questa. No, beh, non so quanti di voi sapessero di questa cosa anche in chat, che qualcuno dice è dedicata all'Italia. No, non è dedicata all'Italia, era proprio la canzone degli europei che fu appioppata, rubata dall'Italia. Esattamente. E Arrivano i Super Boys, tra l'altro, ha una caratteristica che poi non rivedremo in tutte le altre opere di questo tipo. Praticamente applicano la filosofia dei samurai allo sport, cioè sofferenza, impegno, se non si soffre non si raggiunge l'obiettivo, insomma molto giapponese da questo punto di vista, no? Shin Godamai passa attraverso tutta una serie di peripezie per riuscire ad arrivare a questa finale così importante di questo campionato, scontrando di volta in volta, e questo poi l'ha ripreso Capitan Tsubasa, i capitani delle altre squadre, che sono sempre dei giocatori fortissimi che lo mettono in grande difficoltà. Quindi ogni settimana lui deve preparare un espediente per potersi confrontare con questi fortissimi giocatori che stanno dall'altra parte. Santos, quindi... lo ricordi il suo scontro con Santos? Esatto, sì. Si allenava con la Jeep sul deserto e gli passava sulle gambe la Jeep avanti e indietro. Sì, vabbè. Una volta che l'hai fatto una volta, sei morto. Ma sei morto proprio? I muscoli delle gambe e dei polpacci lo faceva più volte, no? Cioè, ma la cosa che mi colpì molto di... Io quando mi alleno per resistere agli strangolamenti mi faccio appendere con la corda al muro tutti i giorni. Un paio di volte, tre volte, cioè ti vai a... Sì, che ne so, oppure ti fai rompere le costole subito, sì, ormai sono rotte, che te frega. Però... Poi c'è un'altra... C'è un'altra bella cosa singolare... di Shin Godamai, che condivide con Capitan Tsubasa un'altra cosa, oltre a quello che scrivono in chat, perché qualcuno dice che Yuga è ispirato a Shin Godamai, ma non a caso, perché il character design di Shin Godamai è di Ollie e Benji, ovvero il Capitan Tsubasa, è lo stesso. Quindi il Nobuhiro Okasako, che è il character design di Shin Godamai, lavorerà alla produzione di Capitan Tsubasa, da noi è arrivato come Ollie e Benji. Quindi i punti di contatto sono fortissimi. Naturalmente questo è il primo anime in assoluto che parla di calcio, poi ce ne saranno altri molto importanti, tra cui il già citato Capitan Tsubasa. Però c'è un però. In realtà non è stato questo il primo anime ad arrivare in assoluto. Illuminaci, Thomas, qual è stato il primo Spokon? Il primo Spokon sportivo è uno Spokon che di sport esce un po' da quella che è la concezione sportiva vera e propria, ed è questo che vi faccio vedere adesso. Mach 5, grande, veloce, vince la corsa. Go, 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 Mach 5, pilota capace, mai gara persa. Che bello, mamma mia. Qualcuno invece trucca la corsa. Quanti sabotaggi all'ingranaggi subirà. Quanti sabotaggi agli ingranaggi, raga, questa è poesia proprio. Allora,
Allora che cosa succede? Succede che a metà degli anni 60 arriva quest'opera, da noi arriverà nell'81, pensate con che ritardo. Infatti, non so se voi ricordate, io da bambino notavo a occhio nudo la differenza della qualità dei prodotti dell'epoca e quello di Mac 5. Si vedeva che era vecchio, no? Era un po'. A me Mac 5 mi ha sempre ricordato un poco Fantamen come lavorazione, perché si vedevano che erano proprio più vecchi. Però questo Anime Spokon porta le corse all'interno delle storie. Quindi, ovviamente non è come Takaya Todoroki, dove veramente si parla di corse, lo vedremo dopo, ma qui si parla anche di questo ragazzo che è uno pseudoeroe oltre a correre con la macchina. E ora sfido chiunque di voi a non aver provato a trovare qualche pulsante per far saltare la macchina, perché questa macchina straordinaria aveva un volante con tutti i pulsanti, con tutti questi gadget alla James Bond, no? Perché poi l'ispirazione è stata l'auto di James Bond per questo tipo di anime, insomma, ne porto un ricordo molto 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 gradevole. È sempre, diciamo, Tatsunoko, comunque, voglio dire, è sempre Tatsunoko, sì. Se pensi anche al cattivo, no, a quello che succedeva durante le puntate, insomma, sì. davvero una bella cosa. Purtroppo non ha avuto, è un po' sfortunato. Perché è sfortunato, raccontiamolo, perché il sequel o comunque il reboot che voleva fare Tatsunoko è andato malissimo. Sì. Veramente e anche malissimo. Il film forse anche è proprio il titolo, anche se il film, devo ammettere, io l'ho visto, il film, regà, a livello di effetti speciali è da paura. Sì, ma anche come è girato, perché è girato in HDR, no? È uno dei primi film girati in HDRI, quindi significa una profondità di colore milioni di volte superiore a quella del classico RGB del milioni di volte, perché stiamo parlando dei 24 bit contro i 16 bit. Sì. Il problema qual è? Che dovevi fare una cosa che riprendeva quello stile anni 50 uguale identico alla serie. Tant'è vero che Tatsunoko ha sbagliato quando ha fatto il reboot, perché ha voluto fare il personaggio più giovane, la macchina molto più tecnologica, quasi un Transformer, quasi una via di mezzo tra un Mini 4WD e un Transformer, e ha sbagliato completamente. Lì la cosa bella è il design, il mega design dell'auto. Cioè, tra l'altro viene ripreso in Ready Player One, dove gli fanno un tributo e lo mettono insieme a un'altra macchina storica della cultura pop, che è la DeLorean, no? Si vedono in questa scena sul ponte la DeLorean e la Super Mac 5 vicino. Poi, voglio dire, più avanti arriverà qualcosa di molto più ragionato, sempre nel settore automobili, che è questa qua. Io spero che voi adesso la faccio vedere, ma sicuramente la ricorderete tutti. Io lo adoravo, anche se era triste, era un po' il Candy Candy degli Spokon, secondo me. Questo qui, eccolo qua. Takaya Todoroki. Takaya, come no? Beh, era figo lui, io. Il cuore più potente di una macchina, e la paura non lo fermerà. Allora, questo è proprio il percorso dell'eroe. Allora, Otaku Sigolo, ciao Otaku, benvenuto. Ciao. Fermi. E anche è arrivato anche Krikar, Ardiman. Otaku, come stai soprattutto? Che mi hai scritto che... Come stai? Come ti senti? Meglio? Sì, ci ho parlato prima, secondo me sta molto meglio. Poi, allora, no, ho fatto dei controlli forza, personali. Forza, che è un momento. Allora, dicevo, Takaya è sfortunatissimo, perché durante tutta la serie, cioè arriva all'ultima puntata per vincere una gara e consacrarsi campione. Se no gliene succedono di tutti i colori, raga.
Cioè, addirittura io ho sta scena stampata in mente, lo ripeto sempre quando ne parlo, dove lui è primo, perde una gara perché un pezzo di gomma gli si infila tra una ruota e il parafango e gli blocca la ruota e va fuori strada. Ma che cazzo, ragazzi miei, veramente una cosa proprio allora, sfortunata. Là è il momento in cui è diventato... No, là io me la ricordo bene la storia, in realtà. Quello no, in realtà inizia parlando di macchine, ma in realtà la storia vera è che lui diventa campione del mondo di bestemmie. No. Cioè, dopo diverse gare, in realtà lo porterà a scoprire la sua vera passione, che è la bestemmia. E quindi il bestemmiatore, diciamo, diventerà campione del mondo di bestemmie dopo quella gara. Invece, a seguire, proprio arriva quest'altro che invece è super figo, non sbaglia mai, non perde mai, vince tutte le gare. Ma il suo nome è Ken Falco. Qua rompono le bolas sulla diretta. Questo era Ken Falco, invece, che ha tutta un'altra angolazione, cioè il supereroe bravissimo, fortissimo, con la macchina più potente, non perde mai, insomma, forse un po' meno amato dal mio punto di vista, perché tendevo ad innamorarmi sempre di questi eroi un po' più sfigati, non lo so se pure per voi era così. Questo qua che vince sempre non è che mi faceva impazzire proprio, no? Infatti Ken Falco non l'ho mai annoverato tra quelli lì, tra i miei preferiti in assoluto. Allora, all'inizio degli anni 70 in Giappone, grazie Salvatore, grazie mille, in Giappone lo sport più popolare non era il calcio, era il baseball. Era il baseball, e ne abbiamo parlato prima, arriva questo stupendo anime, molto sofferente anche questo, molto amaro, molto, anche se più amaro lo vediamo più avanti, perché ce ne sono due ancora peggio, diciamo, di questo qua, che vi faccio sentire adesso. Anche qui, secondo me, era... Eccolo qui. Che poi, perdonatemi, ma ragazzi, ma è Tommy la stella dei Giants, però è uguale a Judo Boy, perché... Cioè, io non me la ricordo, ma mica era Tatsunoko pure questa, Tex? No, non mi sembra. No, però somiglia tantissimo a Judo Boy. Sarà una questione di character design simile, non lo so. E quindi, prima che il calcio diventasse lo sport più popolare in Giappone, e lo sport più popolare era il baseball, e da qui viene fuori quest'opera che è piaciuta tanto in Italia, ha avuto anche un ottimo successo. Lo studio è la Tokyo Movie Shinsha, però hai preso in pieno il discorso, perché il character design è comunque Shingo Araki. Ah, quindi Araki, quindi siamo... perché quindi un poco avevo notato il suo firmare ogni opera, insomma, c'è anche su questa, quindi assolutamente. Sì. Parlando di tristezza, è venuta fuori un altro di amarezza. Una delle opere, forse la metto sul podio, va? Non la metto al primo posto, la metto sul podio, che era questa, però la sigla era bella. Mamma mia, la Shingo Araki amarezza, diciamolo. Vi dico la verità. Scusa, perdonami, Thomas. Per me fu una grande sofferenza. Dici. Qual è la legge del fil di ferro? Cioè, io non ho mai sentito sta cosa. Se la sono inventata per la sigla. Sono inventata nella sigla come onda di luce in Grande Mazinga. No, dicevano cose assurde. No, però questa qua, il testo era imbarazzante della sigla. Però non parliamo delle sigle. Le sigle è solo uno spunto. Fu un'opera che a me mi toccò molto, ragazzi, perché per la prima volta si vede uno dei protagonisti morire di malattia. Guarda che non è una cosa
che tu vedi, perché lei a un certo punto, il suo allenatore che l'ha seguita e l'ha fatta diventare un'ottima tennista, a un certo punto della storia poi muore, no? Cioè, e poi che cosa vi... c'è però Shinguaraki. Sì. E qua Shinguaraki ti dà la firma e addirittura ti fa ricordare in questo anime la morte di André, no? Perché comunque c'è sempre il discorso. Ma lui gli somiglia, lui gli somiglia in maniera impressionante. Guardate qui, ragazzi, guardate se questo non somiglia ad André. Guardatelo. Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, è lui proprio, cioè, è incredibile, veramente. Sembra André, è vero. E anche la morte con quella musica triste, tipo quando muore André, veramente, cioè, quel tipo di... quel tipo di... Vabbè, di pathos, no? Alla giapponese, sì, che l'eroe, o comunque l'eroe temporaneo, no? Di quel momento se ne sta andando, quindi... Krieger dice, la legge, quella del fil di ferro, sa benissimo che dopo un certo numero di manovre l'anima del filo si stressa e track si rompe, lasciando margini irregolari, appuntiti e pericolosi. È una visione che ci può... che ci può stare, ci può stare. Cioè, ci piace, una spiegazione pseudoscientifica, quindi... Sì. Poi arriveremo anche a qualcosa di più recente, Angelo, perché poi ci sta... Vabbè, a un certo punto arriviamo... c'è uno sport che diventa molto popolare negli anni 70 in Giappone, che è la pallavolo. Sulla pallavolo ne state fatti di anime, in particolare quelli che seguiamo molto, un po', quelli un po' più classici, perché ci stanno anche quelli più recenti. Vi faccio vedere che... Chissà perché è diventata popolare la pallavolo in Giappone, ma non me lo sarei proprio spiegato. Non lo so. Però non era male, senti sto pezzo, con sto basso. Che poi, non confondiamo Mimì Ayuhara con Mimì e le ragazze di pallavolo, perché sono due animi diversi, ragazzi. No, certo. Sono due animi diversi. Ha detto Andrea L, con Mimì mia moglie mi ha fatto due balle che fanno provincia. Lo rivede 3000 volte. Si fa un po' per uno, su, dai, si può fare. Vabbè, Andrei, tu vorrai vedere Gigrobo e lei vuole vedere Mimì, mi sembra anche giusto. Oh, è arrivato anche Antocop, ragazzi. Ti saluto Baldino. Allora, questo era bello, però quello che forse è più famoso in Italia, quello che è diventato più amato... Scusate, Tex mi odierà perché sono ritornato nella mia simmetria che attaccava intanto, ma lo so... Ma stasera purtroppo devo andare via un po' prima, quindi se non faccio cose che mi piacciono molto e mi impelago come fai te in cose strane, rischio di non finire. Esatto, di andare quello via. Che sto facendo adesso, no? Per non smettermi mai. Adesso vedrete questa prima bozza che ovviamente non riuscirò a finire. Facebook, allora, adesso vi faccio vedere il primo di Ercolani, Emanuele Ercolani. Allora, vediamo un po', ragazzi. Allora, aspetta che lo stringo così si vede più grande. Eccolo qua. Vabbè, ti sei buttato sul baseball, visto che no, giustamente non amando il calcio, ti sei buttato sul baseball. Raga, a me il calcio non mi piace, quindi siamo dei nemici fra tutti quanti i nostri fan, perché adesso vi mando il mio, allora niente. Ma manda pure tu, intanto vi faccio vedere quest'altra cosa invece, che arrivò in Italia e fece un grande... il grande successo di quest'opera fu anche legato a un modo come
fu presentato, perché fecero credere a tutti che Mila Azuki era la cugina di Mimi Ayuhara, come Diamonds era il figlio di Goldrick, allo stesso modo. Cose... Infatti ci fu presentata così, le solite cose a cazzo di cane che si fanno in Italia. In effetti non c'entra niente quest'opera con Mimi Ayuhara, anche nei tempi è proprio differente. Tra l'altro credo sia stata eletta come cartone ufficiale dell'associazione oculisti italiani per le diottrie che ha causato, il guadagno che ha fatto ha fatto fare agli ottici, raga, i manga degli anni 80, ma quante diottrie hanno segato proprio così, senza pietà, diottrie proprio segate male. È vero. E parlando di sport, sempre qualcosa di più recente, c'è un'opera molto amata, che però non è stata mainstream, semplicemente perché arrivò su un canale che non vedevano tutti, che era MTV, ed era questa. Adesso ve la mostro. Questa piacerà a tanti perché me l'hanno chiesta. Eccola qua. Vabbè, bomba. Ciao Pelati! Umberto, buonasera. Bellissima Zandana. Non so se voi sapete che l'autore Takehiko Inoue, oltre ad aver fatto, oltre ad essere l'autore di Vagabond, e qua chi non lo sa, andatela a nascondere perché è un manga foto atomico. Manga più bello che esista. L'autore di Slam Dunk, quindi Takehiko Inoue, è un grande fan delle MMA, tant'è che ha disegnato un intero manga che si chiama All Rounders Meguru, che è sulle MMA. Quindi dentro ci sta arti marziali miste, Brazilian Jiu-Jitsu, grappling, ma è una cosa molto tecnica. Ma molto bello, poi tra l'altro. A parte che a livello visivo è fantastico. Bellissimo. Lui è riuscito a cogliere il cinetismo della lotta, che è una cosa quasi impossibile da fare, perché la lotta è uno sport. Io lo faccio, vi dico, da vederlo, se non lo conosci al dettaglio ti rompi le palle. Lui è riuscito a cogliere il cinetismo di questi combattenti, delle leve, delle proiezioni, degli strangolamenti. Ragazzi, se non l'avete mai letto, recuperatevi All Rounders Meguru perché è fantastico. Non so se avete notato la caratteristica di questo anime. I colori delle divise dei protagonisti, questo anime è il manga del 90, l'anime del 93, nel 92 esplode nel mondo la stella di Michael Jordan e dei Chicago Bulls che vincono il loro primo titolo NBA, e l'omaggio di queste divise è proprio quella dei Chicago Bulls, non so se vi ricordate. Nel 92 tra l'altro andarono anche, questo è del 93, nel 92 ci fu il Dream Team che andò alle Olimpiadi, cioè fu una cosa veramente spettacolare. Mi diceva Umberto di Pelati Fumetti che non è in UE Slam Dunk, non è in UE, ma siamo sicuri? No, Slam Dunk è Hiroki. No, Takehiko Inoue. Takehiko Inoue è Slam Dunk. Sì, no, scusate, sì. Ho sbagliato io. Hiroki Endo o Rounders Meguru. Errore mio. Chiedo scusa. Chiedo scudo, come diceva. Allora, andiamo avanti, perché poi negli anni 90 arriva sta cagata che ho sempre odiato, ma dovevo per forza citarlo stasera. Aspetta, facciamo vedere un attimo la bozza di Tex e poi andiamo avanti. Difficilissimo, ragazzi, cioè questa sarà tostissima. Madonna, che cosa stai facendo? No, raga, guardate. No, raga. Cioè, guardate qua, raga, guardate qua. No! Allora, questo è il lupo, ma io non mi ricordo come si chiamava il personaggio, però c'era questo ragazzo che veniva dalla famiglia di Yakuza, era lui stesso Yakuza. No, nella serie Fatta, la ragazza bellissimo. Fatta, la ragazza del baseball. Sì, bellissimo pure questo. Bello, Ale, poi è super dinamico, bravo, è fighissimo. Ha preso una reference da paura, ragazzi, ci stanno delle immagini del manga bellissime, mi sono guardato un paio di reference. Però lui, cioè il lupo, è un personaggio figo in uno sport che poi alla fine io non anche conoscevo, sinceramente. Bravo, è veramente bellissimo. Project, ragazzi, oggi usciranno due numeri uno, veramente. Non che le altre volte non siano usciti. Allora, ragazzi,
questa la odiavo, però la dovevo mettere perché a tanti piaceva e mi ricordo i miei fratelli che impazzivano. E a me mi ha sempre fatto cagare, però ve la metto. Per Lotti? No, sì, il campo con Lotti. Che odio totale, no? La posso fare. Tutta forza e volontà. Tra l'altro, Emanuele, detto tra noi, che altro sport poteva fare? Lotti poteva fare soltanto il golf, perché sennò gli prendeva l'infarto a fare qualcosa. Cioè, non poteva fare altro che il golf, perché pensa Lotti che corre sul campo, fa 3 metri, pam! Infarto secco per terra, morto, che si muove così con gli scatti. Ah! Oh, ragazzi, lo diciamo queste cose, che già qua il politically correct, che mo il principe lo vogliono inquisire, che ha baciato senza consenso a Biancaneve, insomma è una cosa grave, non ma so davvero? Se state seguendo, no, ma sì. Che è sta cazzata? Vabbè, guardi, io non ce la faccio più a seguire queste cose, veramente la gente, cioè, hanno fatto una pippa del genere sul fatto che il bacio della principessa Disney non era consensuale, ma stiamo esatto, ma tra l'altro in un'opera di 70 anni fa. Ma stiamo scherzando? E infatti io ho detto, ma non è che invece si confondono con Biancaneve sotto i nani, ma quella è un'altra cosa, cioè non c'entra con... Quello è un altro, quello è un'altra cosa, un altro fumetto, funzionava diversamente. Comunque, alla fine degli anni 80 arriva lo Spocon che cambiò per sempre il mondo italiano. Non lo dico, lo dovete indovinare. Ma che c'entri tu? Ma guarda, questo mi... Ma questo non lo so, di Thomas. Ma viene e fa, mi dice le cose. Vabbè, allora, eccolo qua, ragazzi, eccolo qua. A questo anime, amatissimo nel suo paese, amatissimo in Italia, è toccato un destino ben peggiore di quello che toccò a Goldrake, ragazzi. Perché a questo pure gli hanno massacrato completamente la storia. Hanno cambiato il titolo, hanno cambiato tutti i nomi, hanno cambiato tutta l'ambientazione. Perché in quel periodo c'era l'idea che questi prodotti andavano in qualche modo adattati all'Italia, adattandoli con i nomi inglesi. Non lo so, l'avete capita voi questa cosa? Mark Landers, Benji Price, che poi il grande, ragazzi, il grande mistero di questa storia, no? Esatto, e perché, non so se ve lo chiedevate, dice, ma perché Benji? Perché Benji si chiama Benji e invece c'ha sul cappello scritto Genzo W puntata? Perché si chiama Genzo Watanabe, cioè, o mi pare o un'altra cosa con la W, però quel W Genzo è il nome del portiere, quindi noi lo chiamavamo Benji Price e pensavamo che quella fosse una marca, no? Dice, vabbè, questa è la marca Vigenzo, e io mi ricordo con gli amici miei, ma quella marca dove si trova? No, non c'era, l'altra, non esisteva, quello era il suo nome, perché avevi il cappellino, diciamo, sì, Wakabayashi, esatto, boss, scusami, Genzo Wakabayashi, non so perché ho avuto Watanabe, forse parlavamo di character design prima, e quindi, insomma, fu completamente rivisto, addirittura mettendoci riferimenti che non esistevano, montaggi fatti in un certo modo, lo chiamano Ollie Benji Price non si vede mai per tutta la prima serie, in realtà il titolo lo sapete tutti, ormai è stato sdoganato, è Capitan Tsubasa, ed è la storia di Oliver Hutton, che si chiama Tsubasa, appunto, che è il capitano della sua... Che cosa della sua si chiama Tsubasa, porco cane, non l'avremmo mai detto. No, vabbè, la Mediaset ha fatto dei danni negli anni 80 e 90, ragazzi, che manco il terremoto. E poi volevo... Non siamo ancora in chiusura perché ci sta un sacco di roba interessante ancora da raccontarvi, però volevo farvi vedere questo, perché questo mi ha sempre molto toccato. Cioè, è un anime sportivo che... Siamo in fascia protetta, Thomas, non puoi... C'ho pure il bimbo qua. No, non puoi dire questo. Che faceva sempre... Un anime sportivo che ha sempre fatto...
mi ha fatto pensare tanto, no? Che era... Bello, bellissimo. Vabbè, una cosa che è una poesia incredibile. Thomas, ma a te ti piace Vince Facile però, eh? Meraviglioso quest'anime, ragazzi. Thomas, hai tirato fuori almeno il 50% delle cose che hai fatto vedere, cioè avevano il character design di Shinguaraki. Ma perdonami Tex, ma sei il più grande di tutti, un motivo ci sarà, no? Sei il più grande di tutti, sì. Non ci sta... Non ci sta storia. Non esiste nessuno come lui, purtroppo. Però a livello di storia non c'era paragone. Però a livello di sigla a me me ne piaceva un'altra. Che era questa. Sta sigla ti fa salire, un fomento atomico. Mangerà la polvere chi sta davanti a te. Che cane che ti fa salire questa. Mamma mia, questa qua ti fa proprio, mi vengono ancora i brividi. Salire veramente l'ascolto, il cane, ragazzi, ti fa salire. Sì, è fantastico. Veramente. Poi andiamo verso un altro tipo di spokon. Secondo me questo qua, e vorrei sapere voi che ne pensate, è al limite, secondo me. È al limite, però ci sta. Nel senso che No, questo è uno shot, è un battle shonen. Perché qualcuno in chat diceva, ma no, ma è anche uno spokon. No, io non sono d'accordo, questo non lo puoi mettere fra gli spokon. È un battle shonen, tale che abbiamo messo anche nella puntata dei battle shonen, se ti ricordi bene. Sì, no, è stato proprio centrale nella puntata dei battle shonen, però qualcuno mi diceva, come fai a non parlare? No? E come fai? Semenano. Non è uno sport, non c'è niente non di sportivo. Sì, è vero, è vero. Poi ci sta qualcosa di più recente che è arrivato da noi, che è questo, vediamo chi se lo ricorda. No, non pervenuto. Zero proprio. Neanche io, non ho visto una puntata di questo, non so. Che cos'è? Si chiama Inazuma Eleven ed è un recentissimo anime che parla di calcio. E poi ci sta anche quest'altro, che forse vi ricordate un po' di più, anche se ero già grandicello. Qui fecero la stessa cosa di Miyahara con Mila. Questo era cugino di secondo grado di Oliver Hutton, invece. No, io poi le sigle di... Questo si chiama palla al centro Berrudi, dove vi faccio vedere un attimo... vengono stereotipati e un sacco di riferimenti a Oliver Hutton, no? Guardate se questo non è Ed Warner, provate a guardare questo disegno, se questo non è Ed Warner, praticamente Ed Warner, il portiere della Muppet, insomma compagno di... Ma poi c'hai una squadra di calcio che si chiama come i Muppet, cioè, io pure questa non l'ho mai capita di cosa, cioè, di tutti i nomi che potevi scegliere la chiami la Muppet. Cioè ci hai messo chi c'è? Vabbè, lasciamo bene, poi divento cattivo io. Muppet Show, ha scritto Hardiman. Allora, diceva Pelati Fumetti che Inazuma Eleven è di calcio, e forse ha ragione, non l'ho detta questa cosa, ma hanno praticamente i superpoteri. Però Umberto, anche Shin Godamai c'aveva il tiro segreto, c'aveva il portiere che parabendato, quell'altro che gli passa la jeep addosso, comunque è un po' una caratteristica di questi anime, sì, qua, diciamo, specialmente quelli legati che a calcio. Anche se fanno dei peyote quando vanno a giocare a pallone, perché fate passare la jeep sopra le gambe. Anfetamine. Vuol dire che te fai di qualcosa di potente. Poi mi segnalava Otaku quest'altro anime che io non ho mai visto, che vi sottopongo. No. Si chiama Days.
Teppei come lo consideri? Sempre tra questi? Teppei giocava a qualcosa poi alla fine, oltre a fare casino, a picchiare tutti quanti. No, dice Pelati, adesso lo vediamo Teppei, perché stai lì. Allora, Pelati Fumetti dice, qui vanno un po' oltre, perché tipo evocano le mani giganti per parare. No, vabbè, lo proprio devo guardare. Sarà una cagata pazzesca proprio, vabbè. Sarà una cagata pazzesca. Allora, Thomas, vediamo, io te... secondi ti mando il mio sketch e poi vi devo, ahimè, abbandonare. Sì, perché... sì, ma siamo... Allora, Teppei, io non... dico la verità, non me lo ricordo benissimo. Teppei mi piaceva un sacco. Vai. Allora, vediamo. Mi sembra che è arrivato un altro sketchino di Madò. Oggi si è gasato Tex, raga, eh. Allora, vediamo, perché sta posizione ti gasa proprio, bellissima. Super dinamica, bravo Ale. Guarda lì. Bellissima, sì. Bravo Ale. Guardate, raga. Veramente grazie, molto ragazzi. Figa. Molto bella, col lupo dietro, che questa cosa poi viene ripresa, se vi ricordate, proprio da Ollie e Benji, perché c'è il tiro della tigre, il tiro del falco, dove quando calcia Mark Lenders gli compare alle spalle il simbolo dell'animale con cui, al quale si è ispirato, comunque che gli dà, tossico, gli dà la forza. No, il tossico è l'allenatore. Ti ricordi come si ubriaca come una cicogna mentre fa allenamento? Scusa, perché fammi capire come si ubriacano le cicogne. Le cicogne si ubriacano poi insomma è una cosa. Beh ragazzi, io vi devo abbandonare, quindi il mio sketchino purtroppo sarà molto vintage, però secondo me è molto figo, cioè se ci avessi potuto lavorare più di colore sarebbe uscito molto bello. Magari lo finisci, lo mettiamo in pagina su, no, su Instagram. No, quello che è giusto è giusto. Quello che si riesce a fare in... No, oggi veramente Tex vince la figaggine del disegno a mani basse, perché il lupo non mi è manco passato per il cervello. Quindi è veramente figo. Bravo Ale, cosa super dinamica della Madonna. Io invece vi mando questo Tommy abbastanza cattivo. Arriva. È drammatico. Ragazzi, allora vi ho accontentato perché mi avete chiesto Gigi La Trottola, però sappiate che non è uno spocon Gigi La Trottola, tutto è tranne che uno spocon, insomma. Eccolo qua, ragazzi, lo sai che non lo so perché il simbolo che hai fatto, il simbolo è bello, del cappello è fighissimo, è bellissimo il simbolo del cappello, ma non lo so, a voi non vi dà un po', non fa un po' corto maltese questo disegno, ragazzi? Non lo so perché. È vero? È bello. Ho usato le tinte. Sì, quelle tinte lì morbide. Bello. Allora, volevo fare un Tommy sotto i riflettori incazzato, però ci dovevo... Ha detto Elon Musk che le cicogne si ubriacano con il cicognac. Su questa, ragazzi, Maria, io esco. È stato un piacere, noi ci sentiamo, grazie a tutti, scusate se vado, salutiamo così. Emanuele che se ne deve scappare, no, ciao ragazzi, ciao, ci becchiamo mercoledì, vabbè, poi annuncio io quella cosa, non ti preoccupare, l'annuncio io adesso, okay, prima di chiudere, grande, ciao ragazzi. Ciao. Allora ragazzi, prima di andare avanti, se avete qualche richiesta, ciao Dala, pensate che mi ho dimenticato qualcosa, scrivetelo in chat che l'andiamo a recuperare, ma salutiamo Emanuele Ercolani, di cui abbiamo visto lo splendido schizzo aspettando quello di Tex. Vi dico che è in programmazione un nuovo spazio con Nerdstorm, cioè alternato una volta al mese, il mercoledì invece di andare a Nerdstorm, andrà in onda Insert Coin, Powered by Nerdstorm, sempre con noi quattro, dove però parleremo della storia dei videogiochi. Avremo ospiti, parleremo diciamo dei videogiochi vecchi, ma anche di quelli nuovi, parleremo di design dei videogiochi con Tex, faremo schizzi ispirati ai videogiochi e quindi sarà
molto bello, una volta al mese. Mercoledì prossimo ci sarà la prima puntata, quindi non ve la perdete, perché sarà veramente spettacolare. Forza Campione, e qual è? Io non me lo ricordo sto Forza Campione, tu te lo ricordi? Forza Campioni! Vedi, Forza Verratti. Per diventare un campione ci vuol tanta passione e una marcia in più. Sfiorare la perfezione nel calcio. Allora, ragazzi, due cose. Anto, Jenny, la ragazza del tennis, è stata una delle prime, appena iniziato l'abbiamo fatta vedere, perché abbiamo parlato di 5 Araki e l'abbiamo fatta vedere. Forza Campioni con la I, ragazzi, perché Forza Campione è la canzone di Dino D'Angelo, perciò dicevo io, ma ma dov'è sto Forza Campione? Forza Campioni. Ma quella del Napoli, no? Qual era? Sì, 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 quella del Napoli. Come quella del Napoli, okay, sì. Fantastica. Forza Campione, quella là, insomma. Allora, questa qua me l'hanno chiesto. Sì, anche Gigi La Trotta l'abbiamo fatto. Sì, 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 l'abbiamo fatto. Tanto l'abbiamo fatto. Forza Campione. Aspettate, poi vi faccio vedere. Allora, intanto forza. Invece quella che diceva Alessandro Baratto era questa. Orazio Bello, sei arrivato un po' tardi, perché all'inizio l'abbiamo fatto proprio Ken Falco, l'ho messo in tutto il filone di quelli automobilistici. La pesca, ma quindi la pesca è uno sport? Ma io la penso, sì, come dai. Te Pelati, per alcuni è uno sport, io la considero più un hobby, però pare che ci sia pesca sportiva anche a altissimo livello, quindi... Insomma, è considerata uno sport. Krieger vedo che apprezza, perché il mio amico corregionale Krieger è contentissimo di sentire Dino D'Angelo. No. Bravo, Supercar Gattiger, Angelo, ma non è uno sport Supercar Gattiger, è un anime... È un po' al limite, diciamo che è un po' al limite. È un po' al limite. No, pensavo, però, se vuole... però c'è tutto un risvolto molto più science fiction, no? Sì, bravo. Anche se loro comunque gareggiano, nel senso di... Anche se non si capisce come siano regolamentari le loro macchine, insomma. Sì, che poi si agganciano, chi vince, quello che sta avanti o quello che sta dietro. Hai capito? Cioè, qua è il problema. Però ste intro qua della canzone, porca vacca, tosta, Beh, mi devo fermare, mannaggia. E qui parliamo, scusami... Insomma, qui parliamo di Ennio Morricone, attenzione. Sì. Ah, è Morricone qua. No, questo è Morricone. Wow. Ah, ragazzi, questo è Morricone. Vabbè, alzo le mani. Cosa possiamo dire? Ci possiamo solo inchinare al fatto che questa cosa fatta da Ennio Morricone viene usata in Un Sacco Bello, ma in realtà è di un film di circa 10 anni prima, ed è un pezzo incredibile, che si presta ovviamente a, come avete visto, a diverse tipologie, no? Sì, sì, ce lo diceva in chat anche Marco Meli, che è un clone di un brano di Disco Music. No, ma Morricone, attenzione, è Morricone, non Disco Music. Cioè, dire Morricone Disco Music, con tutto rispetto per il nostro amico, però è un'altra cosa, attenzione ragazzi, qui stiamo parlando del forse più grande maestro... che ha creato dei miti a livello di cose, assolutamente, assolutamente. Opere legate al visivo, insomma, no?
il cinema, quindi sì. Allora, e questa qua ve la ricordate? Ah, come no? Vabbè, questa qua, insomma, era uno sport poco diffuso in Italia, però contribuì all'epoca. Mi ricordo le mie amiche, tutte con sto nastrino che facevano, no? Che impazzirono per sta cosa col nastrino, insomma. Come finisce Ilari? Non ne ho idea. Tu lo sai, Tex? Non me lo chiedete perché... Assolutamente no, scusate, mi sono... ammetto di aver visto qualche puntata, ma solo perché era un intermezzo fra forse un cartone e un altro, quindi quando non staccavi, no, perché c'hai paura di perderti l'inizio di uno, ti beccavi pure quello prima, no? Queste sono le cose di noi ragazzi degli anni 70, Thomas. Certo, sì, sì, assolutamente. Per perderti l'inizio di uno ti vedevi pure quello prima, cioè cose assurde, no? Sì, guarda, io c'ho proprio questo esempio. Io ho conosciuto Capitan Harlock perché aspettavo Goldrick, perché faceva prima Capitan Harlock e poi faceva Goldrick il pomeriggio. Questa era, sì, si sposa con Totti, Ilari. Non è quella Ilari là, immagino, non lo so, può darsi. Ecco, qualcuno dice che questo era sport, vediamo un po', ma a me non mi pare però. Questo è un, ragazzi, questo è un battle shonen, no? No, è un battersione. Bellissima la sigla, per carità, bellissima. Maledetto. Tra l'altro, Judo Boy fa questa cosa sul naso così, che poi viene ripresa da Bruce Lee e viene ripresa da Kenny il Guerriero. Questo movimento sul naso per dire prima di combattere, no? Non so se ci avete mai fatto caso. Non è un omaggio, Hardiman, non è un omaggio a Bruce Lee, perché questo è prima della... Cioè no, forse è contemporaneo di Bruce Lee, perché Judo Boy, fammi vedere di che anno è. Judo Boy è del 61. Il manga è del 68 l'anime, quindi siamo a cavallo dei primi film di Bruce Lee, che Bruce Lee nel 72 muore, quindi siamo lì a cavallo. Però Kenshiro cita questa mossa sul naso, pure lui lo fa, non so se ci avete fatto mai caso. La moto è fighissima, andò veramente fighissima, molto molto la bella. Moto d'altro è una moto Guzzi, quella di perché la cosa meravigliosa, la cosa meravigliosa, sai qual è, Dex? Che ho letto un'intervista che i giapponesi, di cui adoriamo le motociclette sportive, avevano come mito la moto Guzzi. Cioè, il Giappone, no, noi adoravamo le Honda, le Kawasaki, personalmente ho avuto due Kawasaki, e invece loro adoravano le moto italiane, perché le vedevano in questi film che hanno ispirato tanti autori giapponesi, sì. Come no? Incredibile, insomma, sta cosa. Come Marco Meli, Mimì e le ragazze della pallavolo, sì, l'abbiamo sentita prima, molto bella. Io credo che li abbiamo visti un po' tutti, li abbiamo seguiti un po' tutti, credo. Fatemi vedere un po' se c'è qualcos'altro. Ma se avete qualche altro suggerimento, ci siamo, vediamo se... No, abbiamo messo pure quelli recenti, abbiamo messo Slam Dunk, Rocky Joe, Forza Sugar, veramente non so che altro buttare dentro. Ecco qua, Rocky Joe... No, vabbè, non c'è... Non... Mini 4VD non mi faceva impazzire, onestamente. Mr. Baseball, qual era sto Mr. Baseball? Io non l'ho proprio mai visto. Ho capito qual era Mr. Baseball, sì, ho capito com'era, non mi faceva impazzire anche a me.
non mi piaceva il character design, quindi avevo questo limite, giustamente. Se non ti piace il character è difficile che ti piace la serie, anche se tu non ti dovresti fermare a quella cosa lì, però è... per un ragazzo, ovviamente, un ragazzino che si vede la serie, quello è... Ah, però è vero, questo qua era bello. Io l'ho visto, mi è capitato per le mani poche volte, però mi piaceva, che è questo qua. Qual era? Aspetta che... Eccolo qua. E Capeta, io l'ho visto su manga, lo davano su manga, non mi era mai capitato di vederlo negli anni, diciamo, addietro, e invece l'ho visto su manga e onestamente tanta roba, molto molto bello, molto molto bello, molto, secondo me anche un po', allora l'anime è del 2005, però strizza l'occhio a Takaya Todoroki, secondo me, eh. Oh, PH73, benvenuto, buon salve a te. Poi c'era un altro bellissimo cartone del baseball che molti di voi hanno completamente rimosso e dimenticato. Adesso lo faccio sentire, perché non ve lo ricordavate. Birbantoni, questo qua è famosissimo, cioè è strano che voi non l'abbiate ricordato. questo è ma non è uno scherzo, perché il baseball è molto presente in questa serie, perché Sanshiro è un professionista del baseball, o meglio è appena passato nei professionisti quando viene ferito pesantemente e non potrà mai più giocare, e tutte le movenze del gagging durante i combattimenti sono praticamente tutte legate al baseball, anche i colpi finali che fa, no? Diapolon conta come spogon del rugby. è vero, gliela devi passare, se hai fatto vedere il gagging. È vero. Allora pure Gordian, se vogliamo, no? È vero, perché il personaggio all'inizio c'ha la palla che corre, come no, ma il primo robot Proteter è un giocatore di rugby, no? Ex Fatto, benvenuto. Vabbè, questa pure, ma poi mi faccio prendere dalle sigle perché mi rapiscono proprio, no? Allora, intanto vi faccio rivedere il lavoro di Ercolani e anche il lavoro di Tex. Io ho quasi finito, che è quasi finito, così chiudiamo. Allora, questo è Ercolani. Primo step, secondo step, definitivo. È un Tommy la stella dei Giants molto corto maltese, io lo so, mi dà quella sensazione. Sì, è vero, non è rugby, è football americano, anche in UFO Diapolon è football americano. Ah sì, certo, giusto. Avete ragione ragazzi, perdonateci, noi siamo presi dalla foga a volte e ci commettiamo degli Purtroppo errori. Siamo presi dalla foga con la O. mannaggia, vabbè, no, volevo dire seriamente, mentre aspettiamo Tex, allora vi ho detto questa cosa di Insert Coin mercoledì prossimo. Nel weekend
abbiamo sperimentato con Krieger e Antocop la possibilità di giocare a giochi retro gaming in coop, cioè chi vuole si può connettere sulla mia macchina e giochiamo insieme a un gioco che normalmente non era stato pensato per il gioco remoto. Una cosa spettacolare che abbiamo testato ampiamente. Vorrei fare un evento sabato, un torneo di Sensible Soccer, e quindi chi di voi vorresse partecipare me lo deve solo dire, non deve fare altro che procurarsi un pad come questo, guardate, che è quello della Play oppure quello dell'Xbox, va benissimo, va benissimo. Ecco, Krieger ha detto che è una figata, abbiamo testato, loro sono stati le mie cavie, ma ha funzionato benissimo, e quindi nel weekend la proveremo questa cosa, anche perché poi la porteremo anche in Insert Coin, e ne parleremo anche in Insert Coin. Quindi se vi va, entrate nel server Discord, ci sarà un'area poi dove poter giocare e vi spiego tutto come funziona. È molto facile, potete passare un paio di ore con noi a divertirvi. Mentre invece adesso guardiamo i due step di Tex. Proviamo anche il terzo, eh? Sì. Allora, primo step, eccolo qua. Secondo step. Adesso ci andiamo a prendere il terzo, che è finito ed è completo. Oggi ti sei superato, Tex. Ti ispira il baseball. Eccolo qua, ragazzi. Eccolo qua, ragazzi. Guardate che spettacolo. Mi hai fatto venire voglia di andarmi a rivedere questa serie solo per capire e ricostruire la storia di questo personaggio. Manderò avanti le altre parti per rivedere solo lui, praticamente. Che meraviglia. Bene, ragazzi, con queste due meravigliose opere dei nostri Tex e Emanuele Ercolani, oggi siamo stati prima tre, poi due, ma non ci siamo fatti mancare niente lo stesso, Tex. Quindi prima di andare, vi chiedo di andare sui social a seguire i nostri Emanuele Ercolani, Tex, e seguire Giorgio Martone, che oggi purtroppo non c'era, su Facebook. Giorgio, che lo salutiamo. Il vecchio nerd, sapete dove e come seguirlo. Io ringrazio Tex, lo saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Ricordo, prima di andare via, che alle 21:30/22 stasera abbiamo una serata cosiddetta mistica, dove parleremo, storica anche, della vera storia dell'impero Yamatai, con delle ricerche che abbiamo fatto, e racconteremo qual è il popolo che ha ispirato Gonagai nella creazione dei nemici famosissimi di Gig, i robot d'acciaio. Quindi chiudiamo adesso, buona cena a tutti, ma ci vediamo alle 21:30. Ciao Tex, ciao a tutti, ciao. Gli amici della chat, e ci vediamo mercoledì prossimo con Insert Coin. Grazie a tutti, ciao.